Al Peccaro di Borzoli per la promozione girone A va di scena Virtus Sestri Quiliano, trasferta difficile per i ragazzi di mister Saltarelli, chiamati a vincere contro un ostico avversario per rimanere sulla scia tra capolista sestrese. Con le immagini riprese dal nostro operatore Daniele Orlandi andiamo a vedere. Parte bene la Virtus che con le rapide incursioni sulla sinistra di Cinardo crea qualche problema alla difesa del Quiliano. Al quindicesimo bel lancio in verticale di Vavalà per Raiola, anticipato in uscita da Cancellara. Al ventunesimo risponde Quiliano, Montalto serve in area veneziano, il suo tiro in corsa viene rimpallato da difesa locale che sbroglia con qualche affanno. Al ventisettesimo, su un corso in corsa di Axigia, si crea una mischia sbrogliata da Corti che di testa manda in corner. Al ventinovesimo la Virtus passa in vantaggio, corner di Vavalà e Raiola di testa svetta insaccando imparabilmente alle spalle di Cancellara. Al 37esimo, duetto in velocità Axigia-Vavalà, con girata rasoterra del numero 10 che termina sul fondo, colpendo la rete esterna. Nel recupero del primo tempo è Dessi ad avere sui piedi il pallone del pareggio, ma il tiro del numero 6, ben appostato in area, termina alto oltre la traversa. Un minuto dopo scatta la legge del gol sbagliato, gol subito, e sul capovolgimento di fronte è Vavalà a confermarlo, andando a realizzare il 2-0 per la Virtus Sestri. Il Quiliano prova a cambiare l'inerzia del match con l'ingresso di Ciccaglione da Monte, al posto di Maida e Dessi, ma il tutto produce solo un calcio di punizione al 67esimo minuto, dal limite di Ciccaglione stesso, che trova però pronta la parata in uscita d'anticipo da parte di Launi. Al 78esimo punizione dal limite calciata da Vavalà, Cancellara si distende e deve in tuffo, sulla respinta Tacchino tira prontamente a rete, ma il pallone viene deviato in corner. All'84esimo la Virtus chiude il match, siglando il 3-0, Vavalà pennella una punizione a spiovere per lo stacco aereo di testa vincente di Bottaro, assolutamente imparabile. Vittoria di prestigio per la Virtus Sestri, ma anche importante per la corsa alla zona playoff. Per contro, una brutta battuta d'arresto per il Quiliano, che comunque non intacca l'ottimo campionato condotto fino ad ora.